Vediamo uno strumento interessante. Diciamo, all'apparenza potrebbe sembrare un comunissimo avvitatore, in realtà è un sì, avvitatore, ma ad impulsi. Diciamo che a differenza di un comune avvitatore, gli avvitatori ad impulsi hanno alcune caratteristiche che le rendono forse più indicati per alcuni lavori e meno per altri. Allora, dicevo, gli avvitatori normalmente hanno un sistema di regolazione della velocità e della potenza che da un lato lo rendono sicuramente più semplice, più pratico, mentre diciamo perdono sicuramente in potenza vera e propria, nel senso che quella che è la forza in grado di, che è in grado diciamo normalmente di erogare un avvitatore tradizionale è normalmente molto più bassa, nel senso che la forza si misura in newton metro, per cui diciamo su un avvitatore normale la potenza è nell'ordine dai 20 ai 60-70 newton metri, con tutta una serie di vantaggi, nel senso che hanno la frizione, che hanno la possibilità di regolare la velocità in modo molto molto come si può dire, precisa. Mentre un avvitatore ad impulsi è un qualcosa di, diciamo, leggermente diverso, nel senso che anche questo ha la possibilità di regolare la velocità, ma è ottenuto tramite il grilletto, ma ha il grosso vantaggio in questo caso di avere una coppia, quindi una potenza che, almeno stando ai dati dichiarati dalla casa, arriva a 550 Nm. Tant'è vero che è indicato per applicazioni di sforzo, per cui, non so, montare e smontare pneumatici, quindi cerchi. Il tutto diciamo in modo abbastanza agevole. Allora, nella confezione abbiamo, come abbiamo visto, l'avvitatore, un alimentatore che penso sia il caricabatterie vero e proprio. Abbiamo una bella batteria, anche bella pesantina, al litio da 4 A a 21 volt, con l'indicatore di carica, per cui anche qui abbiamo la possibilità di visualizzare lo stato della carica. Vediamo anche già di montarla. Ok, poi lo proviamo. Poi abbiamo una serie di guarnizioni e perni che non so cosa possono servire. Il gancio per poterlo fissare eventualmente ad una cintura. Poi abbiamo allora una serie di bussole, che sono le tipiche che si utilizzano per smontare cerchi, in questo caso anche. Questo è un 21 mm e va da una 17 mm, una 17, poi avremo una 19, presumo, vediamo. Una 19, una 20 e una 21, come abbiamo visto. Poi abbiamo questo adattatore che consente di, come potete vedere, l'attacco non è il classico con un mandrino, per cui anche perché nasce sostanzialmente per essere utilizzato in modo diretto con accessori di questo tipo. Non ho capito per quale motivo non entrano, non so, vabbè, poi proverò, vediamo. No, non capisco. E perché è duro? Ah, forse andrà. No. Probabilmente sono bussole nuove, per cui hanno bisogno di. Faccio una prova. Facciamo una prova con una bussola delle mie, effettivamente non capisco. O c'è qualcosa da togliere o c'è qualcosa da mettere, non so. Sta di fatto che non entrano. Beh, comunque poi diamo un'occhiata. Dicevo, questo è diciamo una sorta di mini mandrino. Dove poi a questo punto posso andare a montare
questi, diciamo, inserti, questi bit che hanno una tenuta, no, ma vediamo di capire questa cosa. Ah, ok, vanno agganciati e con questo sistema poi si possono estrarre. E qui, diciamo, l'attacco è compatibile. Proviamo anche con qualcos'altro. Sì, ok, per cui tutto sommato ci siamo. Allora, vediamo un attimino. Giustamente abbiamo la levetta che permette di passare dalla funzione di avvitatore, cioè, diciamo, senso orario rispetto al senso antiorario, quindi avvita e svita il blocco. Abbiamo anche un LED sotto. Il rumore, non so se lo sentite, effettivamente è molto silenzioso. Adesso questa è una punta che sicuramente non è delle migliori per dare un'idea, almeno per vedere se il mandrino è dritto o no. Non è proprio il massimo, però considerate che c'è un adattatore. Sì. Non male, oserei dire. Adesso andrebbe provato poi sotto sforzo, per cui poi magari nei prossimi giorni lo proverò e lo metterò eventualmente nei commenti nel caso riscontrassi qualcosa di strano, chiamiamolo così. Poi vediamo un attimino, prima di passare a cercare di capire come mai. Vabbè, questo non ci interessa. Questa è la serie della Bamsi con tutta la serie completa. E poi abbiamo il manuale d'uso, che prevede anche la lingua italiana, per cui andiamo direttamente a vederlo in italiano. Il manuale è anche fatto decisamente bene. Vabbè, faccio due prove e vediamo. Sì, in effetti, diciamo, richiede semplicemente un po' di pressione e poi si aggancia. Allora, vederlo così sembra effettivamente un bel prodotto. È un brushless, per cui non dovrebbe neanche avere problemi di non dovrebbe avere problemi di usura, e la potenza, ripeto, non mi sembra male, per cui è sicuramente un prodotto destinato ad un utilizzo un pochettino più specialistico rispetto al classico avvitatore. Però se avete la necessità di avvitare e stringere con una certa forza, è sicuramente un prodotto interessante rispetto ai prodotti, ecco. Ah, vediamo qua cosa c'è. Stavo cercando di capire. Ah, ok. Quindi è anche possibile regolare le velocità. Ah, questo è interessante. Comunque ha tre velocità, quindi è possibile anche regolare tre velocità. E come dicevo, non so se si riesca a farvelo vedere, la capacità, quindi la coppia massima, è di 550 Nm, per cui è sicuramente non male. Rispetto ai competitor è decisamente più economico, nel senso che questo è un prodotto che costa, se non ricordo male, intorno alle 120 euro. Considerate che l'equivalente di un marchio che io conosco abbastanza, tipo Bosch Professional, con una batteria da 4 amperora andiamo sicuramente oltre le 300, per cui se non avete proprio esigenze di un prodotto da usare tutti i giorni in officina, forse, ecco, potrebbe essere un buon prodotto. Tenete presente che è vero che è molto materiale plastico, ma qui abbiamo comunque tutta la testa, quindi penso tutto il blocco interno è in metallo, e questo potrebbe essere, ripeto,
sicuramente un buon prodotto. Considerate anche che la valigetta è decisamente completa, c'è tutto per poter fare e smontare senza problemi. Va bene, come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e ad iscrivervi al canale attivando la campanella se vi piacciono contenuti di questo tipo e volete restare aggiornati. Grazie e alla prossima!